In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi e così l'uno e gli altri si conservano». Già in precedenza Gesù ammoniva l'atteggiamento ipocrita dei farisei circa il digiuno. Non ha senso il digiuno se ostentato. Diverso invece l'atteggiamento dei discepoli di Giovanni il Battista nei confronti del digiuno. A loro non interessavano i plausi della gente, ma nei riguardi di questa pratica avevano una specie di devozione idolatrica, troppo rigidi. Il cristianesimo non si pone come meta della spiritualità il digiuno e nemmeno la preghiera, ma la comunione con Gesù, e tutto è vissuto nella gioia. Nel nostro cammino di amicizia, ovviamente, ci poniamo degli strumenti per convertirci a Lui. In questa prospettiva il digiuno diventa liberante, libera uno spazio in noi per permetterci di crescere nella fede. È da vivere con gioia, perché come l'allenamento costa fatica, ma ti permette di raggiungere traguardi nuovi, di superare te stesso. Così è il digiuno. Nessuna tristezza del cuore, perché lo sposo è con noi. Il digiuno ci porta nel deserto, a parlare con lo sposo, ci fa riscoprire quella fame e sete di Dio, nel Dio che ci chiede di convertirci, di andare verso Lui. Ma quando siamo insieme a Lui nessun digiuno e nessuna tristezza, perché lo sposo è con noi.